abbiamo riconsegnato alla città di Venezia l'anello, simbolo di unione e gemellaggio tra le repubbliche marinare. Amalfi, Genova, Pisa e Venezia hanno in comune la grande tradizione marinara della nostra nazione. Oggi, in occasione della festa della Senza, una tradizione tutta veneziana e particolarmente sentita, abbiamo restituito l'anello che è stato consegnato ai capoluoghi del Veneto. Per noi è una grande occasione di celebrare la grande storia della nostra Italia e rinsaldare giorno dopo giorno un'amicizia che si interrompe solo per un giorno quando competiamo nel palio delle antiche repubbliche. Ciao Venezia e auguri a tutti i veneziani. Per me è un onore e un privilegio essere oggi qui a Venezia, ospite di questa bellissima città e del sindaco di Venezia, per festeggiare l'ascensione, la festa del Senza. Sono rimasto molto emozionato dallo sposalizio, questo importante legame che c'è tra il mare e Venezia, che è lo stesso legame che unisce la nostra città di Genova con il mare. Per cui da questa unione, da questo matrimonio, io spero che possa venire fuori una comunità di intenti tra la nostra città di Genova e la città di Venezia, così come le altre repubbliche marinari, Amalfi e Pisa, in modo tale da poter superare queste fatiche, questa epidemia, questa malattia che ci sta danneggiando sia dal punto di vista della salute, ma soprattutto dal punto di vista dell'economia, per poter ripartire e andare avanti. Il fatto delle quattro repubbliche con le quali c'è un forte legame anche per le regate che ogni anno vengono svolte, che purtroppo per causa della pandemia c'è stata una sospensione, il legame fra le quattro città Venezia, Genova, Pisa e Amalfi è sicuramente fortissima, e questi incontri, approfittando anche del fatto che dei 1600 anni della città di Venezia, possono essere sicuramente sinergici a una prospettiva di sviluppo e soprattutto a un confronto e a un percorso anche per quanto riguarda gli aspetti turistici. Rovigo e il Polesine sono forse una delle testimonianze più concrete di come la sensibilità di Venezia abbia declinato sul territorio un rapporto intimo fra l'acqua e la terra. Polesine, la terra dei fiumi, è forse il luogo in cui la sensibilità veneziana ha espresso maggiormente la sua propensione a coniugare in maniera molto efficace questo rapporto che è nella città, ma poi si è anche articolato nel territorio. È una sensibilità che ha radici profonde. Mi viene da dire che forse fin dall'inizio della storia la sensibilità delle popolazioni venete, che poi è esplosa a Venezia in questa vocazione al commercio e all'industria come rapporto fra il Mediterraneo orientale e il Nord Europa, fin dalla tarda età del bronzo era presente anche in Polesine con il commercio dell'ambra e l'industrializzazione dell'ambra. Ma direi che questo è anche progettualità concreta attuale. Rovigo e Venezia condividono ad esempio la Camera del Commercio, dell'Industria e dell'Artigianato, e questo crea legami attuali, crea opportunità. Citerei solo a titolo di esempio la zona logistica speciale e semplificata che si sta sviluppando fra questi territori, fra la zona portuale di Venezia e il Delta e il lungo Po Polesano. Insomma, dalla storia a opportunità concrete per uscire da questa crisi, ma proprio per ripensare il territorio. Aver ricevuto in custodia l'anello in quest'anno, poi, che è un anno particolare perché sono i 1600 anni della fondazione, della nascita di Venezia. Un rapporto tra Venezia e tutte le città capoluogo che si è rinsaldato anche e soprattutto durante questa pandemia. Ecco, io da questa pandemia vorrei proprio ripartire, vorrei che si ricostruisse quel rapporto che già c'era, ma che sicuramente si è rinsaldato e dovrà essere rinsaldato, perché dal punto di vista economico, dal punto di vista turistico, da tantissimi punti di vista, il rapporto tra Venezia e Verona, che è la città e la provincia forse più lontana, anzi sicuramente più lontana da Venezia, ma che per mille motivi è molto molto vicina, sicuramente questi rapporti dovranno rinsaldarsi, perché sono il futuro delle nostre città, dei nostri territori, della nostra regione, del nostro Veneto. Oggi è una giornata eccezionale per quello che mi riguarda. Risaldare il spirito tra popolo e quanto riguarda Venezia è una cosa bellissima, per cui ringrazio il sindaco per l'invito. Poi devo dire che Paolo e Venezia siamo vicinissimi, c'è molta sinergia tra di noi.
ad esempio, parlo sull'aspetto università, ricordo che due università stanno collaborando al 100%, abbiamo fatto assieme altre 6 città, ma con Tencenter abbiamo avuto tantissime cose in cui collaboriamo assieme, per cui siamo molto vicini a Venezia. Venezia ci sta splendendo. Sono un po' invidioso di Venezia, perché Paola è bella, ma purtroppo non è bella come Venezia. Per cui c'è un grosso rapporto con il sindaco e ci auguriamo tutti insieme, 7 capoluoghi del Veneto, di riprendere alla grande e far sì che noi diventiamo veramente un'unica regione, ma nel senso stretto del termine. Beh, con questa festa sicuramente si rinnova il grande legame del territorio del Veneto, il legame di Venezia con tutti gli altri capoluoghi del Veneto, anche con Belluno che nel corso della storia la provincia di Belluno ha fornito il legname con cui sono state costruite alcune navi, alcune barche, ma anche le bricole, i pali a cui attraccano oggi le barche. Quindi c'è un legame stretto che attraversa la storia e che oggi si rinnova con questa importante manifestazione. C'è anche da dire che probabilmente la storia ci ha insegnato che la nostra montagna bellunese non potrebbe esistere senza la nostra pianura e anche senza Venezia, ma probabilmente al contrario, evidentemente Venezia non potrebbe esistere e non sarebbe esistita se non vi fosse stato il resto dei capoluoghi del Veneto e anche la nostra montagna bellunese. Vicenza nel 1404 ha curato la dedizione a Venezia alla Serenissima. È stato un momento importante sia per Vicenza che per Venezia in una collaborazione, in un connubio legato al mondo dello sviluppo imprenditoriale, a uno sviluppo economico che portò Vicenza a vivere quel rinascimento nel Cinquecento molto florido, molto positivo, di grande crescita. Uno dei nomi su tutti naturalmente è quello di Andrea Palladio, che oggi è simbolo della nostra città. L'auspicio più grande è quello che Vicenza e Venezia tornino insieme a lavorare in questo connubio forte, e lo faremo sicuramente in occasione della candidatura alla capitale della cultura italiana per il 2024, dove Venezia avrà un ruolo chiave sicuramente. Auguri Venezia per questi 1600 anni, auguri a tutti i veneziani. Oggi è una giornata speciale per i Veneti, perché si sancisce e si celebra un'alleanza tra Venezia e le altre 6 città capoluogo, ma in realtà tra Venezia e 563 comuni che rappresentano l'intera comunità veneta. Oggi celebriamo questa alleanza in un giorno particolare, perché usciamo da un periodo storico particolarmente complicato, caratterizzato da restrizioni, da dolore e da sacrifici, ma guardiamo al futuro, lo guardiamo basando la ripartenza su quelli che sono stati i valori della Serenissima, quei valori che i Veneti hanno nel DNA, dall'impegno al sacrificio, alla voglia di dimostrare al mondo intero quello che è il nostro patrimonio culturale e le nostre caratteristiche che ci rendono esclusivi, perché nessuna pandemia ce lo potrà togliere. Ma soprattutto getteremo le basi per il rilancio del Veneto solo con la protezione di San Marco, e questo ci deve dare grande forza. Da qui si ripartirà, ripartiremo uniti sotto il nome di Venezia, ma ognuno con le proprie caratteristiche di comunità che sono altrettanto straordinarie. Quindi viva Venezia, viva i Veneti, ma soprattutto viva San Marco.